Buongiorno a tutti e bentornati alla rubrica meno seguita di sempre. Stiamo per avviarci verso la conclusione di questo viaggio infinito nel Decalogo di Kieslowski. Vi ricordo che per la natura dell'opera ci saranno spoiler e che potete trovare tutta la serie su Prime Video, quindi correte a vederla, che è un capolavoro. Il comandamento di oggi è non dire falsa testimonianza. Elsbieta, una giornalista, decide di partecipare a una lezione universitaria di filosofia della professoressa Zofia. Si parla di etica e la giornalista racconta che nel 1943 a Varsavia una coppia che si dedicava all'aiuto degli ebrei in fuga si rifiuta di far battezzare una bambina che altrimenti sarebbe stata deportata in un lager. La motivazione? Non volevano mentire di fronte a Dio. Elsbieta è proprio quella bambina e Zofia proprio la donna della coppia. Le donne dopo la lezione continuano a confrontarsi ed esce fuori che la famiglia che avrebbe dovuto avere in affidamento la bambina, previo documento di battesimo, collaborava con la Gestapo e tutta l'organizzazione d'aiuto sarebbe stata in pericolo. Zofia scoprirà poi che questa era una menzogna, ma era troppo tardi e ha vissuto con rimorso fino a quel momento, dove si dimostra felice di vedere che quella bambina ora sta bene ed è cresciuta. La giornalista vuole incontrare anche un uomo che era lì presente, il quale però si rifiuta di parlare di una qualsiasi cosa riguardante la guerra. Minchia, se gli altri argomenti del Decalogo partivano dall'intimo per espandersi all'universale, qua si parte direttamente dall'universale, dalla guerra, dai campi di concentramento, quindi non si può dire altro che minchia prima di cominciare a parlare di argomenti così delicati e difficili. Partiamo dalle cose semplici. Siamo a una lezione di filosofia, siamo in università, dunque in un luogo di insegnamento. La storia passata è insegnamento, dunque il regista si pone subito come insegnante, anche perché come esempio di dubbio d'etica una delle studentesse racconta la storia del secondo episodio del Decalogo. Kieslowski però non è quel regista che si spaccia da insegnante saputello, ma quel regista insegnante che pone dei dubbi. E qui rimarca la partecipazione attiva dello spettatore ai temi del Decalogo. La fruizione non è mai passiva, ma porta al farci delle domande. Diventiamo parte integrante del film, soprattutto in questo caso, dove siamo proprio seduti insieme agli studenti universitari. Il termine etica nel linguaggio comune, almeno in Italia, è quasi cambiato. Non è la discussione che ruota attorno al bene o al male, non è la ricerca di una morale. Qualcosa di etico è qualcosa di morale. Come pare essere il nostro giudizio all'inizio, ben definito, il non dire falsa testimonianza pare un'ovvia scelta rispetto al mandare una bambina in un lager. Pensiamo che un qualsiasi Dio possa comprendere e perdonare una menzogna se posta al confronto, ma poi la discussione si amplia. L'etica non torna a essere una definizione, ma una discussione. Dunque c'è quel classico giochino psicologico del sacrificare una persona per salvarne tante altre. Cosa fare? Mandare a puttane un'intera organizzazione che si preoccupa di salvare gli ebrei da nazisti? Salvare la bambina? Qual è il peso di una vita? Qual è il peso di molte vite? Il cosiddetto problema del carrello ferroviario, formulato dalla filosofa Philippa Ruth Foote. C'è un binario che devi decidere se deviare. Se non fai nulla, il treno investirà 5 persone. Se decidi di deviare, ne investirà una sola. C'è stata poi una riformulazione del problema da parte di Judith Jervis Thompson, in cui invece della deviazione per salvare quei 5 uomini devi spingere un uomo grasso sui binari che fermerà il treno. E diciamo che questo è il nostro caso, spingere la bambina sotto al treno, ovvero in un lager, per salvare decine di altre persone. Zofia sceglie proprio questa soluzione. Il dottor Francesco Tito ci parla della dottrina del doppio effetto, secondo la quale, cito, stabilisce solo fino a che punto sia possibile compiere un atto lecito quando si è a conoscenza che esso abbia conseguenze sia buone che cattive. Un altro punto chiave riguarda il fatto secondo cui la dottrina del doppio effetto ponga una sottile differenza tra ciò che è volontario e ciò che è intenzionale nell'eseguire il suo progetto di azione. Si distingue infatti tra conseguenze intese buone e conseguenze non intese cattive, ma entrambe fanno parte del progetto di un'azione volontaria. Il soggetto morale punta alle conseguenze buone in quanto sono queste che desidera, mentre è costretto a tollerare le conseguenze cattive e indesiderate. In particolare, un'azione è considerata permissibile se soddisfa le prime tre condizioni, ma la quarta è cruciale per definire l'azione attuabile o meno. Chiuse virgolette e le riapro per le quattro condizioni. 1. L'atto deve essere in sé moralmente buono o almeno indifferente. 2. L'effetto buono deve essere quello direttamente inteso dalla gente, mentre quello cattivo deve essere previsto e tollerato, ma non direttamente inteso.
3. L'effetto cattivo non deve essere il mezzo per produrre quello buono. 4. L'effetto buono deve essere proporzionalmente maggiore di quello cattivo. Dunque, insomma, come spesso ci capita davanti a un episodio del Decalogo, decidere è impossibile. O meglio, possiamo quasi giocare con la decisione perché stiamo vedendo un film, possiamo anche esserne certi. Ma se ci trovassimo nella realtà a decidere sarebbe tutta un'altra cosa. Siamo solo a 15 minuti dall'inizio dell'episodio, già il cervello ci sta esplodendo. La nostra amica giornalista però non ce l'ha con Sofia, nonostante la decisione per lei si sia presa su una base religiosa, che per quel che mi riguarda è davvero flebile visto il discorso fatto all'inizio. Dunque, quando saprà la verità, comprenderà anche di più la professoressa, comunque tormentata da quella decisione impossibile. Come ci insegna la scelta di Sophie, ancor più tragica, ma sempre legata alla storia, alla guerra, alla storia umana dietro la guerra. Il confronto delle due donne risulta toccante, sempre, a ogni parola. Fin da quando alla lezione comprendiamo cosa stia succedendo, anche se ancora non lo sappiamo. Quel campo e controcampo non sono tanto lo scambio etico della discussione, quanto una comprensione continua, tenera e travolgente tra due vittime del sistema. Elzbieta le riconosce anche di aver salvato tutti i suoi compagni, che poi quella sia stata una menzogna, che quelle persone non fossero legate alla Gestapo, è proprio questa la falsa testimonianza da condannare secondo Kieslowski e volendo anche secondo Dio. A ogni rivelazione, a ogni svelamento della verità, siamo posti di fronte a un nuovo dilemma etico che, però, alla fine porta al nulla, porta al fatto che qualsiasi decisione presa sembra essere inutile perché basata proprio su quell'esecrabile menzogna. Una cosa altrettanto toccante è la ricerca che fa Sofia, muovendosi nella notte nel tentativo di cercare la giornalista. Esce perennemente dall'oscurità, come se volesse trovare una redenzione di cui in realtà nemmeno ha bisogno, perché il suo errore non era un errore. Qualsiasi decisione sarebbe stata un errore. E poi arriviamo a quell'uomo presente quel giorno nel 1943, il quale non vuole più parlare di quello che è successo in quel periodo. I due, con poche battute, giungeranno comunque a una conclusione, al capirsi, al rivangare quel passato, al perdono, alla gratitudine. Il silenzio, il voler rinnegare, in questo caso, produce qualcosa. Capiamo come l'uomo sia dominato dal rimorso, proponendo il suo lavoro, quello del sarto, per riparare un qualcosa che manco conosce, conscio delle nefandezze che si compiono in guerra, anche a scopo benefico. Allora Giuda, il traditore, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò le 30 monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, perché ho tradito sangue innocente». Ma quelli dissero: «Che ci riguarda, veditela tu». Ed egli, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Matteo, capitolo 27, versetti da 3 a 5. Il rimorso è definito da molti l'anticamera del senso di colpa e in molti contesti è un sentimento necessario per muoversi nella società, per capire cosa è male e cosa no, cercando laddove si può di riparare i danni commessi. Qui, sia per Sofia che per il sarto, il riparare, il ricucire, pare davvero impossibile. Almeno fino a che quella bambina condannata non si ripresenterà da loro. Come sempre abbiamo dei rimandi ai capitoli precedenti. Come nel Decalogo 6, in cui incontriamo un personaggio del Decalogo 9, incontriamo un personaggio di un Decalogo futuro, un personaggio dell'ultimo capitolo. Anche qui dunque un futuro è possibile, un guardare avanti è possibile. Esistendo persone come le due protagoniste di questo capitolo, possiamo sperare. Abbiamo poi il testimone silenzioso, che qui è uno studente universitario alla lezione, che compare proprio quando viene detta la parola testimonianza, mentre la giornalista racconta la sua storia. Come sempre, la storia comincia in quel momento, il cinema inizia in quel momento. Non c'è però una chiusura, non riappare alla fine. O forse la chiusura è proprio la sua comparsa, poiché la narrazione è avvenuta, di fatto, tutta prima. Il problema etico è già risolto, questa ne è la conclusione, la discussione etica attorno a tutto ciò che è già avvenuto. E con questo il video finisce qui. Vi ricordo che tutti i lunedì e tutti i venerdì siamo su Twitch, mentre il mercoledì su Spotify con il podcast. Se riesco, settimana prossima andiamo avanti con i consigli in streaming del mese e niente, bella raga, che il cinema sia con voi.